Si appresta a diventare un caso nazionale la protesta di un gruppo di cittadini di San Rufo, preoccupati per l'annunciato arrivo di alcuni migranti in seguito all'accordo raggiunto tra il ministro dell'Interno e gli esponenti dell'ANCI per la distribuzione dei migranti sul territorio. In particolare a San Rufo sarebbero in arrivo 8 minori stranieri non accompagnati, un numero sproporzionato secondo il gruppo di cittadini sanrufesi in protesta, che contestano anche la mancata condivisione con la cittadinanza di una problematica così delicata che sarebbe avvenuta soltanto parzialmente e a cose ormai fatte. In corso anche una raccolta di firme per dare maggiore concretezza alle argomentazioni sollevate. Quello dell'accoglienza dei migranti è un tema all'ordine del giorno in molti comuni, ma la protesta in corso a San Rufo si appresta ad avere un palcoscenico nazionale, visto che in queste ore nel piccolo comune del Vallo di Diano è in arrivo una troupe di una delle più importanti emittenti televisive nazionali per effettuare un collegamento in diretta destinato a far discutere. Ai nostri microfoni Fabio Leuzzi, uno dei cittadini sanrufesi appartenenti al gruppo che ha dato voce alle preoccupazioni e ai dubbi dei cittadini, anticipa i motivi della protesta. Ci sono determinate cose le quali bisogna sottolineare. Innanzitutto la questione che è stata sollevata a San Rufo per l'arrivo di questi immigrati non va assolutamente contro l'amministrazione, noi non ce l'abbiamo con nessuno. Quindi innanzitutto è più che altro una questione relegata al fatto che questa progettualità che è venuta all'interno del nostro piccolo paese è stata fatta tra virgolette anche alle spalle dei cittadini che non volevano queste situazioni. Noi sappiamo che dal punto di vista di ANCI, quindi l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è stato firmato un accordo con l'attuale Ministero dell'Interno che ogni 1000 abitanti bisogna accogliere una quota di 2,5 immigrati. Quindi non è giustificabile come mai a San Rufo ne arriveranno 8. Anche se la cosa che ci dispiace di più al movimento spontaneo che è nato, questo comitato cittadino, il quale sta raccogliendo delle firme, è che serpeggiano determinate voci con la quale pensano che tutto ciò che è stato fatto, siamo alla fine padri di famiglia, ragazzi che lavorano, gente per bene, sia fatto contro l'amministrazione. Assolutamente. San Rufo è un piccolo paese il quale sta morendo sempre di più, sta diventando un fantasma perché non ci sono nascite, i ragazzi scappano via dal territorio poiché non c'è lavoro e di conseguenza c'è una dispersione scolastica che è mostruosa. Pertanto avremmo preferito come cittadini di San Rufo di conseguenza che la progettualità fosse fatta innanzitutto per i cittadini. Assolutamente, non è una questione politica, non è una questione personale, noi non attacchiamo nessuno, è solo che innanzitutto vengono prima i cittadini di San Rufo, i problemi di San Rufo, perché noi come possiamo integrare delle persone, accogliere se innanzitutto abbiamo dei problemi internamente al paese e non li risolviamo? Innanzitutto noi chiediamo che ci sia una chiarezza, vorremmo sapere dall'amministrazione innanzitutto come mai è stata fatta questa progettualità non tenendo conto della volontà delle persone. Innanzitutto queste persone che verranno saranno dei minori stranieri non accompagnati, però di conseguenza anche tra le persone c'è una paura che non venga istituita una sorta di profilassi adeguata per evitare che di conseguenza questi ospiti, tra virgolette, possano portare delle malattie che dal punto di vista nazionale sono state debellate. E c'è da dire, la cosa che ci dispiace di più, che ci sono alcuni pettegolezzi, alcune paroline che vengono dette anche tra chi vuole che arrivano questi immigrati, che nel momento in cui non verranno ospitati questi minori stranieri non accompagnati, ne arriveranno altri 50. E sinceramente queste sono minacce, ripeto, a noi dispiace perché lottiamo per il territorio per far sì che tutti i nostri posti, anche del Vallo di Diano, non muoiano, che ci sia uno sviluppo innanzitutto per i paesi, per gli abitanti, cittadini, e quindi dobbiamo pensare prima a noi stessi e poi all'altro, altrimenti se non pensiamo ai nostri problemi non possiamo risolvere neanche quelli altrui. Si sa che dal punto di vista, parlo nazionale, non locale, è un business, basta ogni sera guardare la televisione oppure i telegiornali eccetera eccetera. Sappiamo che è un business, però sinceramente a noi non ci compete perché tutto ciò che stiamo facendo è per il paese, per gli abitanti, per quella porzione che di conseguenza vorrebbe avere più chiarezza anche da parte dell'amministrazione e capire come un manifesto che è stato firmato da alcune persone del nostro paese, da che parte sta l'amministrazione. Le battaglie che noi facciamo dal piccolo paese di San Rufo devono essere allargate a tutti gli altri paesi, alle persone per bene che vogliono che le proprie istituzioni, chi ci governa attualmente nel Vallo di Diano, dia la chiarezza e faccia capire davvero da che parte sta e cosa sta facendo di concreto per il territorio, per la popolazione, per chi va via e chi deve rimanere. Le nascite nel Vallo di Diano sono diminuite tantissimo perché non c'è futuro, quindi noi vogliamo sviluppo del nostro futuro, non di quello degli altri. Risolviamo prima i nostri problemi e poi pensiamo agli altri.